Allora, per Natale noi abbiamo voluto incontrare una persona speciale per quanto riguarda noi, la nostra Fiorella, come tutti dicono in città, perché lei è la persona, una persona intanto umile, come ama definirsi, giusto Fiorella? Sì, umile, sì. Umile, e che però è tratta l'onore di cronaca perché lei ha dato un insegnamento non solo ai novesi ma a tutta l'Italia, tanto è vero che è stata ripresa anche dalla RAI, e perché lei ogni settimana dedica un po' del suo tempo, noi diciamo tanto tempo. Tutti i giorni, non ogni settimana. Tutti i giorni, ecco, tutti i giorni dedica un po' di tempo per tenere pulita la nostra città. Bene, Fiorella, aspetta che... Bene, appunto, raccontaci un attimo appunto la tua settimana. Cosa... Allora, la mia settimana la svolgo ripulendo, ripresenando le vie, una volta Cota Novembre, una volta via Baiardi, una volta i viali, e in continuazione arrivamo molto nuovi. E praticamente il mio crucio è che quando lavoro poi purtroppo i bidoni rimangono per dei giorni interi pieni, e se non li svuoto non posso proseguire, quindi... È l'unico rammarico che ho, però non mi posso arrabbiare perché d'altronde anche loro spazzini fanno fin troppo, sono in pochi e devono aggiustarsi, no? È grande, però questa passione mi è venuta sempre, io da più di 10 anni che svolgo questo lavoro qua. Una bella mattina mi sono svegliata dall'avanzale vedendo sempre questo viale sporco, ma possibile. Ho iniziato a prendere la ramazza da quel giorno lì e continuo, ora sono 10 anni che lo faccio sempre. Prima era una cava di riposo da Don Binamino, che con i vecchietti andavano tombole e stavo in compagnia con loro, passavo le giornate, anche lì volontariato. Poi è deceduta mia sorella e da quel giorno non sono più riuscita a entrare in quell'ambiente. E ho cominciato, come ti dico, sta via qui, io la chiamo via Cruz, ma è una via bella perché io mi sento realizzata. È l'unica cosa bella perché amo Novi immensamente, amo la mia città, amo i novesi, amo tutti. E lo faccio a scopo gratuito, perché quando mi dicono che sono retribuita rimango male, perché effettivamente no. Almeno ti danno sono ricompensata dalla gente, come mi fanno i regali e colazioni tutti i giorni offerte dai novesi, poi a Natale regali, panettoni, fiori, compagnia bella, la gente mi ama e io amo la gente. Certo, non piacerà a tutti, c'è chi poi critica, chi dice che lo fa per qui, fa per là, invece lo faccio per la mia città. Però io non mi importa niente, perché intanto proseguo il mio operato ugualmente, anche se non sto bene, però se non continuo il lavoro io sto male, io mi devo alzare al mattino. Prima prendere la tua scopa. Prima faccio il mio lavoro di casa, poi vado la mia bella ramazza e vado a ripristinare dove c'è da ripristinare, dove c'è i bidoni vuoti, ne prendo uno, lo riempio e continuo superato, sia che sia inverno, che sia estate, che sia autunno, io amo nuovo, ti ripeto, e continuo a farlo, finché il Signore mi dà la forza e la salute di farlo, lo faccio. Adesso una settimana sono un po' ferma per il fatto che purtroppo sta gamba mi fa un po' tribolare, appena sono a posto. Comunque, però oggi è anche un giorno speciale. Perché sì, oggi è una giornata stupenda perché mi hanno convocato alla scuola Zucca, gli insegnanti, i bambini mi hanno dedicato una poesia che l'ho letta bellissima, mi sono commosso, pianto, perché quelli sono i regali, sono le cose belle della vita che ti offre, perché vale più un gesto così che ne avere 1 milione di euro per me, poi gli altri la riprendono come vogliono. Comunque sono felice, come ti dico, e sta gioia qui è stata immensa. Poi sono stata premiata anche dalla Rotary, dal Novissé, tante persone, quindi non è che è il primo premio che ricevo, e queste sono tutte le gioie che la vita mi dà. Io non chiedo altro, solo quello, amo la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, e la mia vita è quella lì, animali, persone, anziani, giovani e tutto quanto, e nuovi che lo portano nel cuore. E nel frattempo vi auguro buone feste a tutti quanti, passatevela bene e amate Novi come l'amo io. Quando morirò, ricordate le mie parole, io nel manifesto non voglio scritte né fiori né regali, solo amate Novi come ho amato io Novi. Basta, perché mi sono emozionato, poi mi viene da piangere. Grazie Fiorella. Grazie a te di cuore. Una buona notizia perenne che abbiamo in città è questa signora, che ringraziamo tanto a nome di tutti i nostri cittadini, per il suo...